Ma le reflex rappresentano davvero così tanto il passato? Una domanda filosofica che però ha delle basi abbastanza pratiche. Vi voglio raccontare un piccolo aneddoto, quindi questo non sarà un video con delle analisi tecniche, con delle analisi pro e contro sistemi mirrorless e sistemi reflex. Partono tutte da un semplicissimo aneddoto. Beh, prima di iniziare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like al video e condividerlo. Se dovete fare un acquisto su Amazon, uno qualunque, per qualunque importo, vi invito a utilizzare, anzi dovete utilizzare, il primissimo link che trovate sotto in descrizione. Aprite la descrizione, il primo link che incrociate sarà quello di Amazon, lo aprite, mi supporterete col canale, utilizzatelo anche come vostro bookmark, come vostro preferito, sostituitelo a quello che avete già, date un'occhiata alla descrizione che è piena di cose interessanti, link Telegram di offerte su Amazon, altri consigli fotografici per gli acquisti, cose davvero interessanti che potrebbero tornarvi utili, e anche i miei link Instagram. Qualche giorno fa, a dire il vero, più o meno una settimana fa circa, sono andato a fare delle foto per conto di alcuni clienti a una tappa del Giro d'Italia donne. Avete presente com'è il Giro d'Italia? Femminile, quindi ci sono le varie tappe, partenza, arrivi, e ci sono ovviamente una quantità di sponsor che hanno dei loro gazebo, che hanno dei loro allestimenti, insomma. E io non ero lì a fare delle foto alle cicliste, quindi alle atlete, ma semplicemente alla presenza appunto di questi sponsor all'interno della manifestazione, all'interno della tappa. Quindi un lavoro, diciamo, prettamente di immagine commerciale, quindi non proprio fotografia sportiva. Naturalmente non ero il solo fotografo, o meglio, non ero l'unico fotografo che si occupava comunque di fotografie all'interno della manifestazione, ed è inutile dire che la stragrande, enorme maggioranza di tutti gli altri fotografi erano fotografi sportivi, il cui unico interesse naturalmente era quello di documentare la manifestazione. Sponsor sì, sponsor no, la cosa era irrilevante, l'importante era catturare il momento della partenza, dell'arrivo, della premiazione, varie fotografie alle singole atlete, dalla prima, dalla vincitrice, insomma a tutte le altre. Quindi in totale eravamo un po' di fotografi, potrei azzardare una quindicina, 20 fotografi, ora non ricordo, non li ho contati. Però mi sono accorto di una cosa molto particolare, ed è questo il punto del video. Durante la premiazione eravamo tutti in una specie di recinto di fronte al palco apposta per i fotografi. Mi sono messo all'interno con tutti gli altri colleghi e, nell'attesa, che comunque è stata di qualche minuto, ho potuto notare che tutti i fotografi, escluso me naturalmente, avevano in mano una reflex. Canon, Nikon, la cosa era abbastanza rilevante, ma tutti avevano solo una reflex, solo nel senso non erano dotati di un secondo corpo mirrorless, eccetera. Lasciatemi il beneficio del dubbio, nel senso che io comunque ho guardato bene, anche perché non c'era molto da fare, e potrebbe anche essermi sfuggito qualcosa, non lo metto in dubbio, però la realtà è che quello che ho visto è stata una marea di reflex. Sebbene sia soltanto un piccolo esempio di un piccolo nucleo di fotografi, la domanda comunque è sorta, cioè, ma le reflex sono ancora così ancorate ad un settore come ad esempio quello sportivo? Ovviamente due domande me le sono fatte poi, ma perché? Come mai, alla luce poi di alcune riflessioni logiche che sono tra le più varie, l'affidabilità dell'autofocus? Sì, sicuramente l'affidabilità dell'autofocus è una cosa che ti fa tenere stretta la tua reflex, però parliamo anche di sistemi autofocus su sistemi mirrorless che oramai hanno... Posso dirlo, credo in certi momenti anche superato l'affidabilità
del sistema reflex, vuoi anche per rilevamento di fase, vuoi anche per la copertura pressoché completa del sensore, cosa che non avviene assolutamente con un sistema reflex. Vuoi che ci sia una certa reticenza anche nell'abbandonare certe ottiche, giustamente. E ovviamente sottolineo la cosa, non è che uno debba per forza cambiare sistema, buttare via tutto e passare a mirrorless perché mirrorless è la novità del momento, no, assolutamente. E quindi credo che una certa reticenza sia anche legata al fatto che uno si crea un parco ottiche costoso, anche parliamo anche di teleobiettivi, fotografia sportiva, quindi ottiche anche abbastanza importanti da un punto di vista economico, quindi abbia anche un po' di non voglia di buttare via tutto, svendere tutto e rifarsi tutto il corredo. Giustissimo, considerazioni assolutamente corrette, però c'è anche un contro. Io ho avuto a che fare con ho potuto parlare con fotografi sportivi anche in altri ambiti, e questi mi hanno detto: attenzione, perché noi in una stagione, magari in un anno, facciamo fuori un otturatore, cioè noi un otturatore lo bruciamo nel giro di un anno. Quindi neanche da dire io la mia fotocamera me la tengo stretta perché comunque mi durerà una vita, no, perché comunque l'otturatore la manutenzione la devi fare sicuramente molto di più su una reflex che non su una mirrorless, quindi l'otturatore, voglio dire, non puoi certo rischiare che ti si rompa nel momento in cui stai facendo un servizio del genere, ok, il doppio corpo macchina. Quindi mi chiedo, ma come mai ci sia ancora un certo blocco nel voler andare un pochino oltre il sistema reflex? Forse una certa sfiducia ancora nel sistema mirrorless, cioè forse viene visto come un sistema giocattoloso, pieno di cose che vogliono, pieno di accessori, funzioni che magari non vengono recepite come qualcosa di essenziale o funzionale al proprio lavoro. C'è anche da dire una cosa: tutti questi fotografi che ho visto non erano giovanissimi, parliamo comunque di fotografi che conoscevo già anche di vista, perché ho avuto un trascorso nel settore ciclistico, tra l'altro non sono per niente appassionato di ciclismo, ma per nulla, però mi sono ritrovato comunque nel giro, quindi anche a lavorare nel settore anche a buoni livelli fotograficamente parlando. E quindi molti di questi fotografi li conoscevo già. Nessuno di questi, cioè vi posso dire quasi in maniera tranquilla che fossi io tra i più giovani, quindi magari c'è anche questo legame alla propria fotocamera, alla mancanza di voglia di staccarsi da un sistema che si conosce, quindi perché io devo imparare qualcosa di nuovo? Teniamo presente che molti fotografi professionisti hanno forse anche perso l'entusiasmo, la voglia di andare a cercare di fare qualcosa di più al di là del proprio lavoro, e quindi il lavoro del fotografo rimane semplicemente un lavoro, quindi l'attrezzatura, la fotocamera, gli obiettivi eccetera sono dei semplici strumenti di lavoro, quindi non degli strumenti con cui magari fai con passione qualcos'altro. Io onestamente, e anche mi si spezza un pochino il cuore, ho conosciuto dei fotografi che hanno cominciato a fare il proprio lavoro con un certo entusiasmo per poi portare il lavoro ad un livello base, nel senso che è un lavoro, potrei avere un bar e fare cappuccini, senza nulla togliere che un bar e fare dei cappuccini, però è un lavoro che fai quando sei lì, una volta che sei fuori, pace e amen. Invece per me, insomma, rimane sempre comunque un piacere. Adesso apro una parentesi e la chiudo. Io parlo di novità nei video e so che qualcuno sotto ogni tanto commenta: la fotografia non è soltanto elettronica, la fotografia non è soltanto mirrorless, obiettivi nuovi, eccetera. Però a me è un ambito anche che piace, cioè piace parlare delle cose nuove, anche se poi non le comprerò mai o magari, passata la notizia, me la sarò anche dimenticata, però mi piace proprio il settore, mi piace l'idea di creare un'immagine, quindi il mio fare il lavoro da professionista e fare fotografie per il piacere di farlo spesso si sovrappongono. Vi faccio anche un esempio molto pratico, e scusate anche la divagazione. Quando vado a fare un lavoro e magari la situazione è particolarmente bella, io faccio delle foto
per quel tipo di lavoro che sto facendo per il mio cliente, ma poi all'interno mi trovo anche delle foto che tra virgolette sono mie. Quindi quando le scarico sul computer faccio anche una divisione, il 90% normalmente ovviamente sono per il cliente, però ci sono un 10% di fotografie la cui inquadratura, il cui soggetto magari interessa ben poco il mio cliente, quindi quelle sono mie che me le tengo e me le ripropongo. Quindi è per me è un'altra cosa. Quindi immagino che certi fotografi che sono ancora legati al sistema reflex non abbiano proprio tutta questa voglia di cambiare, semplicemente perché la strumentazione fotografica è la macchina fotografica è come un aspirapolvere, è come un martello, è come un trapano, finché funziona va bene e poi ne comprerò un altro e boh, cercherò di capire cosa comprare. La sensazione che ho avuto è stata un pochino questa. E però vi chiedo anche l'opinione, cioè sono qua anche proprio non, cioè non per dire la mia, ma per sentire anche la vostra opinione, per capire cos'è che potrebbe in qualche modo trattenere. Ovviamente ho scartato appunto quello che dicevamo, quindi l'autofocus è una cosa che sì, ok, funziona, però sappiamo che insomma le mirrorless hanno fatto passi da gigante. Il parco ottiche, va bene, ho speso tanto, ma se voglio tenermi in parco ottiche me lo tengo, però è ovvio, il mondo va avanti e questa reticenza anche nel volere in qualche modo imparare qualcosa in più o semplicemente ignorare il fatto che esistano delle mirrorless, anche perché immagino che molti di questi fotografi magari hanno in mano, che ne so, una Canon 5D Mark III, che proprio vecchia non è, anzi tutt'altro, però magari ignorano il fatto che Canon abbia tirato fuori un sistema EOS R e che abbia abbandonato il sistema EF. Magari non lo sanno neanche, perché comunque non interessa. Quali potrebbero essere altri motivi? Ditemelo, fatemelo sapere, scrivetemelo qua sotto e naturalmente ci vediamo al prossimo video.